Oggi vi porto al mare con me, andrò a fare la mia versione di pasta al granchio e ovviamente la prima cosa che devo fare è cucinare il granchio. Acqua salata a bollore dal momento in cui inserisco il granchio 5 minuti. Nel frattempo mi preparo la base per andare a fare il brodo con una carapace con gli scarti, classiche verdure, sedano, carote, cipolla e del finocchio. Casseruola ovviamente ampia, vado a inserire del burro, aggiungo le verdure. Aggiungo il finocchio, del pepe in grani, mi preparo dei pomodori tagliati a metà, vado ad aggiungere anche i pomodori, vado a rosolare bene le verdure, ovviamente una volta che saranno rosolate abbasso la temperatura e andrò ad aggiungere le chele del granchio, insomma gli scarti e andrò a fare un fumetto classico. Quindi ho ottenuto tutta la polpa, ovviamente la parte delle chele, che tra l'altro è la più buona. Ora torno in casseruola, fiamma bella vivace, vado a inserire tutti gli scarti. A questo punto vado a sfumare con un po' di brandy, aggiungo erbe aromatiche, faccio evaporare la parte alcolica e andrò a inserire concentrato di pomodoro e ovviamente dell'acqua. A questo punto ovviamente porto a bollore, andrò a filtrare il tutto, quindi adesso andiamo a cuocere la pasta anche perché ha circa 14 minuti di cottura. Andremo a fare metà tempo in acqua salata, il restante come un risotto andiamo a bagnarla col suo fumetto. Quindi, ok. Nel frattempo una padella, vado a fare una base di olio, aglio, del peperoncino. Come inizia a insaporire, inizio a mettere all'interno della padella un mestolino di brodo. Sono trascorsi circa 7-8 minuti, quindi scolo la pasta all'interno della padella con già un po' di brodo. Adesso fiamma vivace, bagniamo ancora con il brodo. Arriviamo a cottura della pasta, a quel punto andrò ad aggiungere la polpa di granchio, del timo e una noce di burro per mantecare. Adesso vado a impiattare. Aggiungo il brodo con la polpa e in ultimo qualche fiorellino di timo fresco. Giusto una macinata di pepe. Ecco qui, i vermicelli al granchio sono pronti, una preparazione un po' lunga ma sicuramente di gusto. Provateci, alla prossima e buon appetito!